Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme un secondo piatto davvero strepitoso, il pollo alla marinara. Una ricetta semplicissima che però vi permetterà di portare a tavola il pollo in maniera diversa dal solito. Io in questo caso ho utilizzato delle fette di petto di pollo, però se volete potete utilizzare anche dei petti interi oppure delle cosce. Il risultato sarà sempre ottimo. Quindi dai, iniziamo a prepararle insieme. Iniziamo la preparazione partendo dai pomodorini che dopo aver lavato dovremo dividere o a metà o in quarti se sono più grandi. Ed eccoli qui. Passiamo ora a delle fette di petto di pollo che dovremo passare nella farina così da ricoprirne tutta la superficie. In questo modo e mettiamo momentaneamente da parte. All'interno di una padella aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, facciamo scaldare e aggiungiamo le nostre fettine di pollo. Le faremo cuocere per qualche minuto per lato fino a quando inizieranno a dorarsi. A quel punto potremo metterle da parte su un piatto. All'interno della stessa padella aggiungiamo dell'altro olio extravergine d'oliva e facciamo soffriggere uno spicchio d'aglio. Aggiungiamo quindi dei filetti di acciughe e mescoliamo così da farli sciogliere completamente. È il momento di aggiungere i pomodorini. Facciamo saltare per un paio di minuti e quando iniziano ad ammorbidirsi possiamo aggiungere anche le olive nere e i capperi. Quando il sughetto è pronto possiamo rimuovere lo spicchio d'aglio. Aggiungiamo quindi le fettine di pollo che abbiamo cotto precedentemente. In questo modo. Copriamo le fettine di pollo con il condimento, chiudiamo con un coperchio e quindi facciamo cuocere per qualche altro minuto e se desiderate aggiustate di sale. Ed eccole qui, le nostre fettine di pollo alla marinara, coloratissime da portare a tavola, ma soprattutto super super buone, da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.